Allora, piccola Lombarda, oggi parliamo di un termine che a noi romani non ci sta tanto simpatico, ma che spesso ci serve proprio per evitarlo. E sarebbe? Allora, da voi, quando andate di fretta, come si dice? Non lo so, che abbiamo fretta? Esatto, a Roma la fretta si chiama prescia. Brescia. No, brescia, prescia, con la P de pecorino, prescia. Ah, la pressa, va bene. Quindi qua se incontri qualcuno che te vuole salutare e te vai di fretta e non c'hai tempo, non te vuoi fermare, gli dici guarda scusa vado di prescia, anche se il modo corretto sarebbe guarda scusa c'ho prescia. C'ho prescia, vabbò. Guarda che modo di dir famoso, ci hanno fatto pure una canzone David Bowie e Freddie Mercury. Ma veramente? Certo, under prescia. Ma quella è under pressure, sotto pressione. E io ho detto, comunque sta prescia a Roma in genere si colloca in un posto preciso. E quale sarebbe? E guarda, è un punto del corpo celato, ma che se irritato aumenta la velocità d'azione. Non ho capito. Sta prescia, dico, non ce l'hai in un punto qualsiasi, ce l'hai proprio là, infilata in un punto preciso. Sì, ma dentro dove? Al culo, Barbie Fabbrichetta, al culo! E poi uno non vuole essere volgare, però te sei de coccio. Ah, e perché proprio lì? Perché storicamente a Roma, durante il carnevale romano, si faceva una corsa dei cavalli senza fantino e per farli correre di più, dietro gli si metteva una crema che pizzicava, la prescia, appunto. Quindi se vado di fretta dico che ho prescia. No, Barbie Callarate, qua nessuno va di fretta. Se tu vedi qualcuno che va di fretta, proprio per non farcelo andare, gli dici: oh, ma che c'hai la prescia al culo? Ah, vabbè. E se quello continua ad andare di fretta perché ha da fare? Tu resti a guardare che lui si ammazza mentre te riposi, ma allora vedi che non mi studi, tu non capisci, mi fai perdere tempo a me. Io, guarda che se non mi studi, io ti boccio. Tu pensi che scherzo, ma io ti boccio davvero, eh? Guarda che ti boccio io a te, ti boccio, te Attacche boccio. Saltram! Parla bene!